Buongiorno a tutti, sono Andrea Alan Bozzato e sono lo chef della Posa degli Agri, ristorante e resort. Siamo ancora a casa, ma non ci fermiamo e oggi prepareremo il mio pollo fritto. Partiamo dagli ingredienti. Allora, partiamo dal pollo, un pollo allevato a latte e miele della Bassa Padovana, dell'azienda agricola Scudellaro. E andremo a prepararlo in due modi diversi. Il petto andrà passato in una pastella leggera fatta di farina di mais, acqua gasata e un po' di lievito di birra, mentre le cosce le passiamo prima sulla farina, poi nell'uovo e successivamente nel pan grattato a cui io ho aggiunto delle nocciole e un pesto di erbe aromatiche. Iniziamo con l'idratare le farine per fare la pastella, quindi aggiungiamo l'acqua alle polveri. Poi amalgamiamo il tutto fino a farla diventare un composto omogeneo. La lasciamo riposare e nel frattempo andiamo ad impanare le cosce. Quindi procediamo con la cottura. Partiamo dalle cosce che abbiamo già panato e fatto riposare. Proseguiamo con i petti che tuffiamo nella pastella. Facciamo cadere la pastella in eccesso. Andiamo anche a friggere della salvia per dare una parte aromatica. Abbiamo scelto queste panature diverse perché la pastella attorno al petto crea tipo una maglia e comunque un velo croccante che oltre ad andare a cucinare il pollo lo terrà molto morbido e succoso. Mentre per la coscia abbiamo scelto una versione più tradizionale, rustica e saporita. E la salvia fritta ci darà un po' quell'effetto e quel profumo del pollo arrosto.
Una volta asciugato per bene e fatto riposare qualche minuto, andiamo a salarlo solo all'ultimo istante, altrimenti il sale fa rilasciare l'acqua e perderemo tutta la croccantezza. E andiamo a posizionarlo in un sacchetto di carta, tipo la carta del pane, per dare un po' l'effetto del cartoccio. Bene, abbiamo visto la ricetta del mio pollo fritto, quindi vi aspetto a giugno, speriamo, per poterlo assaggiare a contatto con la natura.